1 Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati in questo martedì 11 di maggio. Io sono Giulia Maestrini, questo è il nostro appuntamento del mattino con le notizie che ci portano sul quadro nazionale, perché sono questi giorni quelli forse cruciali per capire cosa ci aspetta nelle prossime settimane. Sono giorni in cui si decide sul coprifuoco, sullo spostamento, lo slittamento o addirittura l'annullamento del coprifuoco, si decide sulla riapertura definitiva di molte attività. Insomma, bisognerà capire proprio da qui al fine settimana che cosa ci aspetta per le settimane a venire. In programma oggi una cabina di regia del governo, poi domani l'incontro con i presidenti delle regioni nella conferenza Stato-Regioni, infine il Consiglio dei Ministri e venerdì il monitoraggio dei dati che dovrebbero cambiare i parametri per il monitoraggio dei dati, dando più peso all'occupazione delle terapie intensive e soprattutto alla campagna vaccinale nel giudicare le regioni che si mira ovviamente a mantenere tutte in zona gialla e a riportarci possibilmente anche la Val d'Aosta e le isole maggiori, che sono invece ancora in zona arancione. Intanto si agitano molte altre carte sul tavolo, in primis la riforma della giustizia che la ministra Cartabia sta mettendo su e che spacca la politica, ma lei è molto dura e dice senza la riforma della giustizia e senza le riforme strutturali non si porteranno a casa i fondi della recovery plan, e questo è bene chiarirlo, perché insomma l'Europa è stata molto molto decisa nel dire questi fondi si danno solo su progetti effettivi ed effettuati e non su idee, parole e carte. E poi tutte le questioni internazionali, con lo scontro che si riaccende fra Israele e Palestina, parecchi morti, decine di feriti ieri in un attacco sulla striscia di Gaza, ma anche la questione migranti, con oltre 2.000 persone già sbarcate a Lampedusa in poche ore, ma soprattutto dicono i servizi di intelligence fra 70 e 80.000 persone pronte a imbarcarsi sulle coste del Mediterraneo, in particolare della Libia, e quindi insomma una questione che agita non poco e sulla quale Draghi chiede aiuto agli altri paesi europei. Intanto continua lo scontro fra i partiti per le amministrative, insomma niente di nuovo su questo fronte. Vediamo rapidamente le notizie che troviamo sulle prime pagine dei giornali nazionali a partire dal Corriere della Sera. Si parla ancora di coprifuoco, uno dei temi che rimane davvero sotto l'attenzione di tutti. Così cambierà il coprifuoco, è il titolo del Corriere. Le regioni stop alla circolazione dalle 23, vorrebbero appunto allungarlo di un'ora. Il governo apre, in settimana arrivano 3 milioni di dosi. E poi appunto la ministra della giustizia Cartabia ai partiti: senza riforma della giustizia a rischio il recovery fund. Questo è quello che vi dicevo, insomma la riforma della giustizia è sostanzialmente sulla prescrizione, ma soprattutto sul modo di rendere i processi più brevi. Questo è il quanto, anche perché come sappiamo è una delle critiche che più spesso arriva dall'Europa e dai paesi stranieri, ovvero la lunghezza eccessiva dei procedimenti in Italia, che fa sì che non si arrivi mai o comunque con grande ritardo a un giudizio definitivo. Questo è il tema. Mentre invece la Repubblica si concentra proprio sulla questione dei migranti, Draghi all'Unione Europea: serve un patto con la Libia, e verrebbe da dire è una questione annosa ormai, e tutti i leader poi tornano a dire che in un modo o in un altro serve un patto con la Libia. E ancora il governo chiede aiuti di Bruxelles a Tripoli per fermare le partenze e l'ingerenza di Erdogan. Ricollocate i profughi è quello che appunto che si chiede agli altri paesi, lite tra Letta e Salvini sui soccorsi, e poi la disperazione dei 2.128 sbarcati
a Lampedusa. E su questi numeri, come sappiamo, c'è sempre un po' il dubbio, insomma, di quante poi siano davvero le persone in viaggio. E poi ancora virus, quello che dicevamo, il ministero frena sul coprifuoco, decisione il 21 maggio, dice la Repubblica. Secondo il Corriere si potrebbe appunto cominciare a capire qualcosa già questo fine settimana, insomma, sono questi i momenti caldi. E anche la Repubblica si concentra sulla proposta della Ministra della Giustizia, la troviamo di spalla alle proposte di Cartabia per processi più brevi. C'è anche una intervista con Giulia Bongiorno, l'avvocato e leghista, dice la Lega è per una vera riforma, non siamo dei sabotatori, laddove invece la Lega pare che stia mettendo un po' le bastoni fra le ruote alla Ministra Cartabia, perché lei starebbe partendo da un'impostazione già pensata all'epoca dal ministro Bonafede, che invece la Lega, l'ex ministro Bonafede 5 Stelle, come ricorderete, che invece la Lega sta molto mettendo in discussione. E ancora la Stampa dà l'apertura a un'intervista con il generale Figliuolo, che appunto parla sulla Stampa. Il tema è Figliuolo, svolta a giugno con i vaccini nelle farmacie. Sileri dice con metà degli italiani immuni, via le mascherine, l'RT non più tra i criteri per i colori, come vi dicevo, si pensa di spingere di più stavolta sull'occupazione delle terapie intensive e sulla vaccinazione. E ancora parla il commissario Figliuolo, appunto 1 milione di dosi al giorno grazie ai medici di famiglia. Questa è una grande intervista appunto firmata sulla Stampa da Grazia Longo con il generale Figliuolo, che fra l'altro sarà anche a Siena la prossima settimana in visita in Toscana, lo ha annunciato Gianni qualche giorno fa. E ancora, già che siamo sulla Stampa, prendiamo da centropagina il tema estero, che vi dicevo, Israele brucia, morti e centinaia di feriti nella battaglia delle case. Questo è il titolo della Stampa, ma troviamo il tema dovunque. Per esempio qui siamo su Repubblica, scontri e razzi, la battaglia a Gerusalemme, centinaia di palestinesi feriti, escalation e morti tra cui bambini a Gaza. Sappiamo appunto che le tensioni sono iniziate a Gerusalemme proprio per lo sgombero di alcune abitazioni da parte degli israeliani, c'è stata la risposta di Hamas, di fatto poi i razzi israeliani sono caduti su Gaza, sulla striscia di Gaza, e la tensione sta salendo. Anche il Corriere mette tutto a centro pagina, scontri e razzi, battaglia a Gerusalemme, e addirittura il Manifesto gli dedica invece sostanzialmente tutta la prima pagina. Il titolo, come sempre da annotare, del Manifesto è A tutta spianata, e la spianata è ovviamente quella delle moschee, per l'appunto. La polizia israeliana fa irruzione sulla spianata, lacrimogeni nelle moschee, 300 i feriti, missili di Hamas sul sud di Israele che risponde con raid aerei, 20 palestinesi uccisi, tra di loro 9 bambini. E poi insomma anche qui i numeri sono ballerini, come sempre accade in queste situazioni, qualcuno dice 9 bambini, qualcuno dice 3, anche sulle vittime non c'è grande certezza. Quel che è certo invece è quello che sta appunto accadendo in quella parte di Mediterraneo. Anche Avvenire dalla prima pagina a questo, Gerusalemme brucia è il titolo del quotidiano cattolico, scontri tra palestinesi ed esercito israeliano, poi razzi da Gaza e la risposta di Hamas, 20 morti, 9 bambini, scambio di accuse sulle responsabilità. Questo è il tema. Insomma, molte le notizie da seguire, e come dicevamo oggi comincia, ecco l'ultimo tema ve lo
prendo, siamo di nuovo sul Corriere, si parla di migranti 70.000 in arrivo, quello che vi dicevo secondo i servizi segreti. La Morgese chiama l'Europa, c'è in programma oggi un summit proprio dei ministri dell'interno europei, vedremo insomma quale sarà la strategia comune che sarà adottata. Io mi fermerei qui con le notizie dai quotidiani nazionali, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con gli affari di casa nostra. Siena, bentornati in diretta. Dunque, ieri, come avevamo detto, si è tenuto di nuovo il Consiglio Comunale, seconda puntata della riunione monotematica sulla crisi economica causata dalla pandemia, una seduta infinita che ha richiesto l'interruzione dei lavori per discutere sul documento da far approvare. Alla fine ne è uscito un documento in 58 punti per una città bella, unita e solidale, niente di meno. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV. Nata come la prosecuzione della seduta consiliare precedente, quella di oggi avrebbe dovuto portare ad un documento unitario che mettesse in piedi una strategia per limitare i danni economici della pandemia, ma la speranza si è infranta sullo scoglio del dualismo politico esplicitato dalla presentazione di un documento e di un controdocumento. Make Siena Great Again potrebbe essere la sintesi del contributo presentato dalla maggioranza consiliare. Il documento ambizioso è l'insieme di 58 punti, tra cui oltre a quelli strettamente legati alla situazione pandemica, alcuni dei quali già attuati o in programmazione, ci sono proposte che derivano dai bisogni atavici di una città che, non potendo più contare su un certo tipo di disponibilità economica, deve investire su peculiarità già in possesso o crearne di nuove. Situazioni che il Covid avrà certamente evidenziato, ma che erano preesistenti. Da qui la critica della minoranza, che vede nel documento un manifesto elettorale, quindi privo di reale progettualità, e risponde con una mozione che però finisce per seguire la stessa linea, puntando su elementi canonici come il lavoro delle donne, dei giovani, le infrastrutture e la green economy. Il Consiglio Comunale, rispetto al momento d'ascolto sul lavoro, doveva fare un'attività per costruire degli indirizzi che supportassero l'amministrazione, e invece il documento che è emerso è un documento che tiene insieme alcuni obiettivi di programmazione con gli altri enti con obiettivi di gestione che sono già nell'attività dell'amministrazione, perché 25 pagine di parole poi riusciranno a tradursi in decisioni utili per la città, e questo è il punto interrogativo. Queste sono correzioni rispetto alla situazione e nessuno si aspettava, cioè una pandemia di questo genere. Ma l'unità va sempre ricercata, soprattutto nei momenti di crisi, voglio dire. Quindi io credo il tentativo, soprattutto chi ha il dovere di decidere e di amministrare, l'unità la deve sempre cercare. Vorrei invece che ci fosse anche dei suggerimenti, perché è possibile anche che arrivino anche delle idee buone, non è mica detto che non possano arrivare. Vano l'appello del sindaco, così come il tentativo di trovare un punto d'incontro. La lunga seduta si è conclusa con la mancata partecipazione al voto della minoranza, la bocciatura della mozione e l'approvazione del documento della maggioranza. Ecco qua, siamo rientrati in diretta. Questo era il punto per fare appunto il riassuntone di quello che è successo, ma per commentarlo nel dettaglio noi ci andiamo a collegare come sempre via Skype con Sandro Landini. Sandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Hai sentito con noi il servizio che ha fatto il punto sul Consiglio Comunale, no? Cioè, tante parole, tante buone intenzioni, una città bella, solidale, che investe sui giovani, sulle donne, sulla green economy, tutte cose bellissime. Che ce ne facciamo di tutte queste belle idee? In effetti, presentare un futuro in cui si prospetta una città brutta, cattiva, brutta, cattiva, che punta sugli anziani, anzi su molti anziani e così via, non sarebbe utile assolutamente, a parte gli scherzi. No, a me è venuto da
pensare quando ieri ho visto le notizie sulla conclusione del Consiglio Comunale, che siamo passati dal troppo poco forse al troppo, nel senso che il primo Consiglio si era concluso senza nessuna indicazione, senza nessun documento, senza nessun obiettivo preciso, esplicitato. Era stata più una raccolta di idee, no? E questo aveva suscitato però delle perplessità e anche delle critiche. Da questo Consiglio si è usciti invece con un documento della maggioranza, come diceva anche il servizio, particolarmente corposo, tantissime pagine, tantissimi capitoli, tantissimi obiettivi di carattere generale, anche alcune cose indubbiamente che hanno una loro concretezza, in parte sono già in essere. Per esempio, si dice che per aiutare il commercio sarà mantenuto lo sgravio, anzi l'annullamento sulla tassa dell'occupazione del suolo pubblico. Si dice che si studierà la possibilità di ridurre la Tari, in particolare a quegli esercizi che sono rimasti chiusi e quindi non hanno prodotto rifiuti. Si dice, raccogliendo anche una indicazione che era venuta dall'opposizione, che si lavorerà per ridurre l'IMU come incentivo a chi ridurrà gli affitti dei fondi commerciali. Io direi che queste cose qua sono tutte cose in parte in essere, in parte in prospettiva condivisibili. Ci sarà da vedere come saranno compatibili con il bilancio comunale e quindi quanti soldi e in che tempi saranno messi per realizzare queste cose. Leggo ad esempio dalla Nazione una critica portata proprio da Pierluigi Piccini, no? Che dice: propongo in sede di approvazione del bilancio un consuntivo, un documento unitario sulla base di questo confronto, perché dice al sindaco: ci avete presentato un testo con 58 punti, ma non c'è un numero che indichi la copertura finanziaria e i tempi di realizzazione. È solo una serie narrativa di fatti, cioè aria fritta, perché poi tutte queste belle cose, benissimo, ma dove sono le coperture, da dove si prendono le voci di bilancio, chi le gestisce, no? Questa è poi la parte che serve. Indubbiamente, certo, la maggioranza risponderà: dateci un po' di tempo, nel senso che queste cifre ce le metteremo, ma insomma su alcuni dei punti che elencavo precedentemente, riprendendoli appunto dal documento, io credo che una parte di risorse saranno messe. Si tratta appunto di vedere quante e in che tempi. Più in generale si delinea una città che in gran parte si può condividere. Addirittura ci sono alcuni punti assolutamente in comune tra il documento della maggioranza e dell'opposizione. Sul distretto delle scienze e la vita c'è come elemento nodale, non l'unico, ma come elemento nodale del futuro della città, entrambi i documenti insistono. A questo distretto l'opposizione, il documento dell'opposizione, ne aggiunge un altro, e cioè quello del distretto culturale evoluto, non ho capito questo evoluto che voglia dire, ma insomma evoluto, e della green economy, ma anche questo aspetto qua nel documento della maggioranza lo si ritrova quando parla di agroalimentare e di altri aspetti di questo genere. Ecco, quello che però a me che io mi sarei aspettato, al di là di queste indicazioni insomma di carattere generale punteggiate qua e là da quei provvedimenti di cui si parlava all'inizio, cosa Tari, IMU e così via, è che ci fosse qualche idea, forza
su come utilizzare i soldi del recovery plan. Guarda, per la tua gioia, per la tua gioia ti dico già che dopo di te avremo ospite il sindaco di Poggibonsi David Bussagli, perché invece loro in Valdelsa si sono messi insieme per fare una bella lista di progetti per il recovery, e ne parliamo proprio con loro. Ecco, io mi sarei aspettato che da questo documento non più di una pagina esiste uscisse che cosa? Noi proporremo alla Regione Toscana, con i fondi che ha a disposizione del recovery, 1, 2, 3 cose da fare fondamentali e da finanziare per il prossimo futuro della città. E questo non c'è nel documento della maggioranza, ma non c'è nemmeno quello dell'opposizione. Secondo me ci sono anche un altro paio di dubbi. Il primo è che in questa lista di tante belle cose da fare si mette insieme un po' il poco e l'assai, come dicevano i vecchi, cioè linee strategiche, come dicevi tu, quindi il polo delle scienze della vita, l'agroalimentare, eccetera, e azioni spicce, ovvero organizzare pacchetti appetibili per i tour operator o campagne sociali mirate tramite blogger e influencer, cioè livelli diversi, da una parte strategia, da una parte visione, dall'altra operatività spiccia. E l'altro dubbio che mi viene è quella su questo presunto team di coordinamento, viene chiamato nel documento, cioè un gruppo, non ho capito bene come selezionato, come, da chi e con quali criteri, che dovrebbe in qualche modo assicurare il percorso attuativo di questo documento. Anche lì secondo me c'è un punto interrogativo. Cioè chi attua i documenti, c'è l'amministrazione comunale che fa le cose per la città. Ci sarebbe il consiglio comunale, maggioranza e opposizione. Ma questo punto probabilmente deriva da problemi nei rapporti interni alla maggioranza. Quanto poi possa essere efficace un gruppo di 3 consiglieri comunali a controllare l'attività della giunta è un punto interrogativo. Comunque ci dovrebbe essere già il consiglio comunale con le sue componenti, maggioranza e opposizione, a farlo. Ma dà l'impressione di essere un modo della maggioranza medesima di strutturarsi meglio, di compattarsi, avendo un elemento in più, incarichi in più, insomma, al proprio interno. Sì, e poi dopodiché, appunto, nel documento, ovviamente, in queste oltre 20 pagine c'è un po' di tutto. A un certo punto ho letto anche una mostra, l'ipotesi di una mostra sul Taccola come grande ingegnere del Rinascimento, peraltro è già stata fatta tanti anni fa una mostra analoga, quindi benissimo, insomma. Sì. Va bene anche il Taccola, purché ci sia prima o poi qualche grande mostra in questa c'è un bouquet, mettiamo così, un bouquet. La cosa da sottolineare in chiusura è, ma forse non fa nemmeno notizia, titola La Nazione: nel Consiglio straordinario la frattura è netta, maggioranza e opposizione non arrivano all'approvazione di un documento unitario tra le polemiche sul metodo e le critiche nel merito. E è quello che era successo non più tardi di 2 mesi fa sul Monte dei Paschi, no? Anche lì si era chiamato un consiglio comunale per uscire con un documento unitario e anche lì non si era raggiunto. Forse sta nell'essenza stessa dell'alternanza democratica, o comunque della differenza fra i partiti, però ecco, la sensazione è che non si trovi mai un po' questa unità di intenti, no? Questo è un aspetto non positivo. Questo è un aspetto non positivo, perché al di là della dialettica tra i partiti, sarebbe pur necessario che su certi temi di carattere fondamentale l'unità del Consiglio Comunale la si potesse raggiungere. Così non è.
Però, ripeto, se si presentano dei documenti che parlano un po' dell'universo mondo, cioè di tutti quanti gli aspetti e così via, abbiamo detto, è tanto più difficile trovare elementi di unità. Se si fossero presentati dei documenti e delle idee precise, poche, una, due, tre, ripeto, su come poter chiedere fondi su progetti concreti da realizzare con i soldi dell'Europa che arriveranno attraverso la regione, probabilmente anche questa divisione, elementi di visione potevano essere ridotti. Il limite secondo me è questo qui, per questo dicevo forse siamo passati dal troppo poco al troppo. Una situazione intermedia legata molto ai finanziamenti che dovranno venire sarebbe stata quella io credo più importante. Concordo. Ovviamente ci saranno altre occasioni. Certo, noi ne riparleremo, quindi stiamo lì. Grazie Sandro di averci aiutato ad analizzare questa lunga giornata, grazie di essere stato con noi, ti auguro una buona giornata. Buona giornata anche a voi e agli ascoltatori. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria e torniamo velocissimi. Buongiorno Siena, bentornati in diretta dopo questa incursione nella musica degli anni 90 la mattina, questa programmazione così retro, mi piace. E tornando invece alle cose più serie, tornando alla politica, visto che abbiamo lasciato da parte il consiglio comunale sviscerato con Sandro Orlandini, ma ieri c'è stato anche un altro appuntamento relativo alla politica ed è stato il lancio ufficiale della candidatura di Tommaso Marrocchesi Marzi, che sarà il nome indicato appunto dal centrodestra per le suppletive alla Camera, ovvero il seggio lasciato libero, come abbiamo già detto più volte, da Piercarlo Padoan. Ieri a Siena c'erano i vertici regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia insieme proprio per lanciare la candidatura di Marrocchesi Marzi, che sarà appunto sostenuto dai tre partiti della coalizione, anche se lui dice di puntare deciso sulla società civile, ha detto sarò un candidato civico e civile, queste le sue parole. Sentiamo il servizio che è andato in onda nel TG di Siena TV. Appartengo a tutti ma non appartengo a nessuno in particolare. Tommaso Marrocchesi Marzi si toglie subito le etichette di dosso al Caffè Scudieri in Piazza del Campo. Per il giorno della sua presentazione sono ben visibili i vessilli dei tre partiti del centrodestra, ma lui, imprenditore legato al mondo del vino, già strizza l'occhio alla società civile. Da quel mondo viene e, a parte una parentesi come consigliere comunale di Castellina in Chianti, la politica non l'ha mai riguardato. Per concorrere per il seggio alla Camera nelle elezioni suppletive ha preteso una piena condivisione sul suo nome, ben sapendo che i voti decisivi però dovrà guadagnarseli al di fuori degli schieramenti partitici. Perciò, sebbene alle votazioni manchino perlomeno 3 mesi, se non di più, la lista delle priorità per il territorio è già pronta. Sia chiaro, non si è inventato niente. Ma parlare di direzione generale della Banca MPS a Siena, di infrastrutture e di un polo delle scienze della vita, un ritorno in termini di preferenze lo può garantire. Uscire da questa dinamica impallata, questo stallo politico, tecnico, infrastrutturale che riguarda il collegio elettorale di Siena e il suo territorio, e riuscire con un progetto politico a rimettere in moto quei temi che possono essere, già ne ho parlato, le strade, la viabilità, la cosiddetta fabbrica dell'intelligenza che è presente nel nostro territorio, che va dalla cultura al turismo, al polo scientifico, la banca. Soprattutto se chi lo deve affrontare arriverà da fuori. Per il momento si procede con i nomi, spesso altisonanti, vedi vari Conte e Letta, senza che però nessuno del centro-sinistra sia andato oltre. E su questa mancanza di conoscenza territoriale, sapendo bene di richiamare alla mente degli elettori l'esperienza con Padoan del 2018, Marrocchesi punta a far pendere l'ago della bilancia dalla propria parte. Non credo però che in questo momento il PD nazionale, e soprattutto non vedo un PD locale in grado di digerire
un processo politico molto molto poco pratico, molto poco concludente in questo momento, che è quello che la candidatura di questo collegio da parte delle forze del centrosinistra è molto condizionato dall'esito nazionale dell'alleanza del PD con i 5 Stelle. Il tempo per rispondere non manca, resta da capire se a sinistra comanda Roma o Siena. Questa è una domanda interessante, quella lanciata da Aldo Tani, non c'è dubbio, e da ancora da sinistra non si sa cosa accadrà. C'è da dire che Marocchesi Marzi è partito presto e il suo nome era già confermato, però è partito presto rispetto alle elezioni che si terranno in ottobre probabilmente, e vedremo come risponderà poi il centrosinistra quando avranno deciso. Ultima notizia che pesco dai giornali per il momento, che riguarda la campagna vaccinale, perché come sapete sta andando avanti, sono arrivate anche le Johnson & Johnson, ma arrivano di nuovo nuove dosi nei prossimi giorni. C'è da dare due notizie. La prima è che per Pfizer e Moderna, secondo quanto detto dalle direttive nazionali, la seconda dose slitta, cioè da ora in poi verrà fatta a 40 giorni invece che a 21 e a 28 come succedeva adesso. Non per chi ha già fatto la prima e ha già l'appuntamento per fare la seconda, lì non cambia niente, ma per le nuove somministrazioni, quindi quelli che ancora devono essere chiamati, si andrà a 40 giorni. Mentre invece oggi pomeriggio, notizia di servizio importante, saranno aperte le agende per la prenotazione dei vaccini anche per i nati nel 62 e nel 63, quindi 1962 e 63. Da oggi pomeriggio aperte le prenotazioni sul portale della Regione Toscana. Questa è una notizia che interessa tanti. Noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, poi torniamo, andiamo a Poggibonsi dove ci aspetta il sindaco. Buongiorno Siena, bentornati in diretta in questo martedì 11 di maggio, e dunque, come detto, è il momento di fare un salto oltre le mura. Andiamo in Valdelsa e in particolare a Poggibonsi, dove c'è collegato con noi il sindaco David Bussagli. Sindaco, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Allora, perché siamo venuti da lei innanzitutto? Perché la Valdelsa è un territorio importante a cui noi diamo sempre spazio, perché insomma è una parte importante della provincia, ma soprattutto perché voi sindaci dei comuni della Valdelsa, e quindi lei ma anche Colle, San Gimignano, Casole, Radicondoli e Monteriggioni, se non ho sbagliato a contare, vi siete messi insieme per cominciare a parlare di recovery plan, ovvero cosa si può fare nei territori per utilizzare le risorse del recovery plan, giusto? Sì, allora il là è venuto in una serie di riunioni che l'amministrazione provinciale e il presidente Silvio Franceschelli ha lanciato qualche settimana fa, pur in assenza del piano per come poi è stato presentato alle Camere alla fine del mese di aprile, sulla scorta del quadro conoscitivo che ci veniva dagli organi degli organismi della comunità e poi dalle bozze che circolavano. Noi invece di aspettare ci siamo trovati, abbiamo condiviso un po' di criticità di questo territorio, abbiamo messo insieme un po' di analisi e collezionato una serie di proposte progettuali, alcune a livello di idee, altre in uno stato più avanzato, eventualmente da candidare a valere sulle risorse che ci verranno messe a disposizione, speriamo presto, speriamo già da quest'estate, per come si dice. Sono proposte ovviamente che si attestano su un livello zonale, quindi alcune criticità che le nostre città hanno saranno oggetto di specifico approfondimento su altri tavoli, altre questioni più di carattere generale lo stesso. Abbiamo però voluto dare un contributo, voluto rimettere insieme un quadro di analisi e di ipotesi di risposte per le criticità che anche questo territorio
vive, che conosceva prima della pandemia e che la pandemia in molti casi ha sottolineato. Sì, certo. Fra l'altro leggo fra le 50 proposte che voi avete buttato giù, proposte e progetti per oltre 60 milioni di euro sulla carta, poi ovviamente bisogna vedere cosa va in porto, alcune cose che insomma sembrano un po' un libro di storia per i nostri territori, cioè l'autopalio, il raddoppio della linea ferroviaria, digitalizzazione della pubblica amministrazione, che sono temi insomma sul tavolo da tanto tempo, speriamo che sia questa l'occasione davvero di portarli avanti, e poi altre questioni più appunto territoriali come il contratto di fiume, la valorizzazione dell'Elsa, giustamente mobilità dolce, ciclovie, recupero del sistema delle fonti medievali e anche progetti sul turismo lento, quindi sulle linee strategiche che vuole anche il governo, quindi green, digitalizzazione, transizione verde, no? E poi interventi strutturali necessari da anni. Sì, in realtà alcuni degli una parte degli interventi strutturali sono in corso di realizzazione. Penso, cito soltanto la ferrovia, il tratto fra Empoli e Siena, la parte nord del tracciato è in parte già raddoppiata, in parte in corso di progettazione del raddoppio. Penso al tratto per noi fondamentale, compreso tra Granaiolo e Empoli, perché determina in questo momento una strozzatura. C'è allo studio la progettazione della elettrificazione, c'è un limite nello stato dell'arte, che è la parte che è compresa fra Poggio Ponzio e Siena, certo, che ha un tracciato ormai obsoleto, che determina anche una velocità di circolazione dei mezzi abbastanza limitata. Quindi noi poniamo questo come elemento cardine, quindi il completamento dell'investimento sulla ferrovia a sud di Poggio Ponzio, per completare appunto l'investimento sul nostro tracciato ferroviario. C'è poi il tema dell'autopalio. Nel triennio 17-19 alcuni investimenti sono stati fatti, in modo particolare relativamente alla messa in sicurezza di viadotti e ponti. Non è finita quella operazione, anche lì si chiede un ulteriore stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento. Poi ci sono questioni più poi c'è il tema della banda ultralarga, insomma, in alcuni centri urbani, in quelli maggiori, ormai il livello di diffusione dell'infrastruttura è significativamente importante. Nei centri minori e nelle realtà del territorio aperto un po' meno, ma questo è una zona della Toscana ricca anche nel suo territorio aperto. Ci sono imprese, ci sono capacità anche di generare valore economico del lavoro, e c'è bisogno di portare questa infrastruttura anche in territori meno densamente abitati. Poi ci sono nove questioni più squisitamente valdelzane, come poco fa è stato ricordato, dal contratto di fiume agli investimenti sulla cultura, al recupero del nostro patrimonio storico e archeologico. C'è una proposta progettuale per noi molto importante che riguarda i temi del sociale. Abbiamo già candidato alcune settimane fa a una proposta di finanziamento regionale che riguarda l'incremento del patrimonio di abitazione messa a disposizione per le famiglie o per la fascia di popolazione che attraversano momenti di difficoltà. C'è previsto anche la nuova residenza per persone diversamente abili, lavoratori per gli inserimenti di lavoro di persone svantaggiate. Quindi c'è un complesso di progettualità, di infrastrutturazione, sociale, di recupero e mantenimento e valorizzazione del nostro patrimonio, di anche collezione di una serie di opere che rafforzino il concetto, per noi molto importante, di Valdezza città diffusa. Ecco, infatti, cioè l'idea che non siamo un comune soltanto, quello che siamo, cioè sei amministrazioni diverse, ma che si pensano come un'unica realtà, che analizzano insieme i bisogni dei nostri, facciamo lo sforzo di analizzare insieme i bisogni dei nostri cittadini, cercando anche di dare risposte complementari. Anche perché, voglio dire, diventa difficile, no, ragionare su territori che
a volte hanno un confine a metà di un paese, o se da una parte della strada siamo in un comune e dall'altra siamo in un altro, cioè ha più senso pensarli come un'unica zona. A questo proposito, lei ha detto più di una volta, e anche in questo caso, in Valdelsa è facile lavorare insieme. Siete, cioè, perché vi siete trovati bene voi sindaci, cioè è un caso di questo momento contingente, o perché davvero ormai si è sviluppata una concezione appunto territoriale? Ma io credo ci sia una, diciamo, un orientamento istituzionale di lungo corso, insomma, che affonda nei decenni passati per quanto riguarda le tematiche della sanità e dei servizi sociali. Qualcuno ricorderà, io ho memoria per averla sentita raccontare, cioè la discussione di questo territorio quando fu deciso la chiusura dei 3 ospedali e la costruzione di uno soltanto, poi l'investimento comune sulle politiche sociali e sociosanitarie. Noi insieme a Colle Valdelsa per 2 programmazioni consecutive, che significa 14 anni, quindi 7 più 7, abbiamo avuto modo di accedere alle risorse sulla rigenerazione urbana, quindi, e stiamo lavorando sulla programmazione ordinaria 2021-2027, perché se ci sarà data la possibilità vorremmo ulteriormente sviluppare una progettazione di fondo valle comune fra le due città più grandi, che hanno le caratteristiche per rientrare in quella specifica linea di finanziamento, mentre laddove c'è possibile allargare il ventaglio di candidature anche alle altre amministrazioni, noi cerchiamo di andare insieme. Crediamo sia più utile. A questo proposito, avete fatto proprio pochi giorni fa un nuovo incontro tutti insieme in occasione della visita del direttore delle Gallerie degli Uffizi Heike Schmidt, che è venuto da lei a Poggibonsi, ma in realtà c'erano anche i sindaci con termini, come si suol dire, per un sopralluogo per condividere questa idea del progetto Uffizi Diffusi, quindi portare anche in Valdelsa qualche sentore di Uffizi. Sì, sì, è giusto, ci siamo trovati anche lì a testimonianza di un lavoro naturalmente fatto insieme. Poggibonsi aveva avanzato la candidatura, l'incontro poi è stato esteso alle amministrazioni della Valdelsa, che pure hanno aspettative in modo specifico sul progetto di Uffizi Diffusi un po' diverse, no? Perché è diversa la storia, è diverso, San Gimignano non è paragonabile in nessun modo alla realtà urbana di Poggibonsi, per certi versi neppure di quella di Colle Valdelsa. Ci siamo però trovati anche qui per costruire una proposta complementare fra i nostri territori, cioè che faccia tesoro di questa disponibilità manifestata dalla struttura degli Uffizi, dal suo direttore, per capire come in modo anche un po' originale alimentare quest'idea degli uffizi diffusi. Noi abbiamo ormai da 25 anni un percorso legato all'arte contemporanea, certo, oltre alla ovvia valorizzazione, dovuta valorizzazione delle opere storiche e architettoniche, c'è anche un percorso di incremento di questo patrimonio a disposizione dei nostri cittadini. Abbiamo collezioni in questi 3 comuni di arte contemporanea di assoluto rilievo, e su questa lunghezza d'onda vorremmo, certo, collegarci al progetto Uffizi Diffusi. Fra l'altro, insomma, l'arte contemporanea in Valdelsa, e non solo, anche grazie al lavoro della Galleria Continua, insomma, è un faro nello scenario internazionale addirittura, quindi non certo, da dimenticare. Senza... Infatti insieme a noi sindaci e al direttore Smith c'erano anche gli amici dell'Associazione Arte Continua. Certo. A loro soprattutto è dovuto il percorso di questi 25 anni. Assolutamente. Senta, sindaco, una curiosità, perché noi comuni mortali non l'abbiamo ben capito, ma magari voi sì, ma come funziona la gestione di questi progetti rispetto al recovery plan? Cioè, quale sarà il vostro interlocutore? Le regioni, poi le regioni vanno al governo, oppure una cabina di... Come... Questa è una bella domanda. Perché ancora noi non l'abbiamo capito. È una bella domanda, perché ancora nello specifico non c'è un livello di dettaglio
così puntuale, quindi non è chiaro chi e su che linee saranno chiamati, quali istituzioni saranno chiamate a svolgere il ruolo di autorità di gestione. Non è chiaro come questi fondi straordinari poi si legheranno e saranno resi complementari rispetto alla programmazione ordinaria, perché poi c'è anche una programmazione ordinaria di fondi strutturali di coesione del Fondo Sociale Europeo, su cui saremo impegnati. Però nell'incertezza che ancora regna sulla quantità, sulle risorse, sulle modalità, ecco, di spesa di queste risorse, noi ci siamo voluti. Ecco, voi vi siete portati avanti. Dice: noi abbiamo fatto il nostro, le proposte ce l'abbiamo, il piano ce l'abbiamo, quando ci dite a chi presentarle siamo pronti, eh? La voglio brutalizzare così. Diciamo di sì, abbiamo voluto portare all'attenzione le nostre proposte progettuali, peraltro noi le abbiamo, sono ovviamente in forma del tutto aperta, le abbiamo presentate alle parti sociali alcuni giorni fa, prima appunto della comunicazione pubblica, con loro abbiamo condiviso i bisogni e le ipotesi che poi sono sintetizzate in 12 schede di progetto. Ci siamo presi l'impegno ovviamente a ascoltare le loro critiche, suggerimenti, proposte di integrazione che stanno arrivando in questi giorni. Proveremo poi a fare sintesi e a definire in modo ancora più puntuale, nella speranza che intanto alcune di quei dubbi che dicevamo che ci siamo detti siano sciolti. Senta, un'ultima cosa, telegrafico e poi la saluto: 50 progetti per 60 milioni di euro, difficile portarli a casa tutti, dovesse sceglierne 3 da firmare subito come svolta per il suo territorio, quali sceglierebbe? Ma allora, il tema della ferrovia pare a noi essere quello centrale, perché colma un deficit infrastrutturale storico, certo, per la provincia e per il capoluogo. C'è il tema del sociale, a cui io velocemente ho accennato. Gli effetti di questa crisi si faranno sentire purtroppo anche sul lungo periodo, prossimi, certo. Quindi avere a disposizione una infrastrutturazione maggiore in termini sociali non può che aiutare anche la ripresa e a risolvere un po' di problemi. Poi c'è una questione che riguarda la difesa del suolo, dissesto idrogeologico e difesa del dissesto, suolo, la prevenzione del dissesto idrogeologico. Noi poco meno di 2 anni fa ci siamo abbiamo misurato con mano l'effetto che insomma questi eventi possono determinare sul nostro territorio, sulla parte urbana di alcune delle nostre comunità e soprattutto su alcune zone industriali. Certo. E noi quel problema lo dobbiamo assolutamente risolvere perché ne va, come dire, della sicurezza, della tranquillità e anche delle possibilità di sviluppo economico della Valdezza. Grazie sindaco. Poi proveremo a portarli a casa tutti. Non a fermarci a 3. Certo, assolutamente. Io ve lo auguro proprio anche per il benessere di tutto il territorio, che deve muoversi insieme. Insomma, io non ho mai creduto che ognuno fa bene per sé, soprattutto quando si parla di progetti di lungo periodo. Quindi grazie al sindaco di Poggibonsi di essere stato con noi. Io le auguro buon lavoro a lei e ai suoi colleghi in Valdelsa. Grazie, buona giornata e grazie per chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi. Noi invece andiamo in pubblicità e torniamo fra pochissimo per chiudere. Buongiorno Siena, bentornati in diretta, siamo quasi in chiusura, siamo andati in Valdelsa e adesso è il momento di andare a sud della nostra provincia e in particolare a Montalcino, perché arriva un altro riconoscimento per il terzo Brunello 2016, 100° secondo la rivista Wine Enthusiast, quindi Brunello insomma sempre sugli scudi. Sentiamo il servizio.
Svelato anche il terzo Brunello 2016, perfetto secondo Karen O'Keefe, Italian editor del prestigioso magazine USA One Enthusiast. È il Brunello di Montalcino 2016 di Salvioni, che si unisce agli altri due vini da 100 punti, il Brunello di Montalcino 2016 delle Chiuse e il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2016, già annunciati a fine marzo. L'attesa è finita, ecco il mio terzo 100°, ha scritto O'Keefe sul suo profilo Twitter, dove ha condiviso il numero di giugno e luglio 2021 della Wine Enthusiast Buying Guide, in cui oltre al Brunello di Salvioni compaiono altre 9 etichette di Montalcino con valutazioni altissime. Soddisfazioni nella città del Brunello e soprattutto da parte del presidente del consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci, che sottolinea come era già un successo ricevere un 100° in media all'anno, ma averne ricevuti addirittura 3 è il segno di una grandissima annata, ma anche della capacità e della professionalità dei produttori di Brunello. Un successo che gratifica tutta la denominazione, che dimostra come la voglia, la capacità e la lungimiranza possono portare grandi risultati. Ecco qua le notizie da Montalcino. Noi siamo quasi in chiusura, non prima di dare 2 appuntamenti di oggi. Allora, intanto questa mattina inaugura e poi sarà visibile da domani la mostra al Santa Maria della Scala, che riunisce la collezione Spannocchi. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con la direttrice della Pinacoteca Elena Rossoni, e oggi vedremo finalmente questo allestimento riunificato, che insomma sta lì a aspettarci da un po', perché doveva aprire a marzo, poi con i musei chiusi è slittato, e quindi oggi scopriremo finalmente questa nuova sede per la collezione Spannocchi riunificata. Per chi invece preferisce un'altra forma di passatempo, ci sono le corse a Mociano. Oggi 6 batterie di addestramento, tanti big, ma incombe la pioggia, perché come abbiamo visto già da questa mattina il meteo non sembra tanto favorevole, per cui da programma si comincia alle 15:30 con le 6 batterie, e poi bisogna in realtà vedere come sfila la giornata, c'è un'allerta per il maltempo, e vedremo come va la giornata, ve la racconteremo in diretta sui nostri canali. Io invece mi fermo qui, grazie a tutti voi di essere stati con noi, grazie a Samu Piras in regia, e se vorrete ci vediamo domani con un'altra puntata di Buongiorno Siena. Buona giornata.